A Lucca prova incommentabile, il post-gara di più. Squadra senza organizzazione, idee e carica agonistica. Il Pescara rumina calcio, non sa difendere e davanti non punge. Questa l'istantanea che arriva dalla porta Elisa. In fase di non possesso, vecchie lacune che sembravano colmate, voragini tra difesa e centrocampo. Il solito post-gara, come dicevamo, nel quale il tecnico ha raccontato una realtà parallela. Tutti siamo rimasti basiti. Il campo ha detto, anzi confermato, ben altro. La verità è sotto gli occhi di tutti. Auteri non ha mai dato un'impronta, un'identità, che non significa giocare bene, ma essere squadra. In 35 gare si ricordano solo le prove sfoderate nel girone di ritorno contro Modena e Cesena. Francamente troppo poco. Dopo il gol di Ferrari, nato da un fallo dello stesso attaccante su Minala, 40 minuti a disposizione, recupero compreso, senza creare neanche i presupposti per il pareggio. Il solito stucchevole possesso palla, i cambi in corso d'opera hanno generato solo confusione. Mancano le idee, purtroppo una costante contro squadre che si chiudono a riccio. Se poi difendi male, il resto è una conseguenza. È bastato un calciatore tra le linee, Visconti, a sparigliare le carte. Fase di non possesso imbarazzante, la Lucchese fa quello che deve e vince 2-1. Sul primo gol errore di Gherardi, che rompe la linea andando ad accorciare su Nanni. In quei casi non si fa mai, specie in una difesa a 4. Diversamente la retroguardia avrebbe assorbito l'inserimento di Visconti, autore del vantaggio. La squadra ha perso compattezza e riferimenti. Sul secondo gol più o meno la stessa cosa. La linea si muove male e non è protetta. Poi certo c'è anche l'infortunio di Sorrentino, ma il problema si era già evidenziato. Appena due pareggi nelle ultime tre partite, rispetto al girone di andata, soltanto 5 punti in più.